Vorrei condividere con voi dei momenti di vita di tre personaggi della Bibbia, due nel Vecchio Testamento, uno nel Nuovo, che hanno molto a che fare con la nostra vita, il nostro cammino con il Signore. Primo personaggio è Davide, il re Davide, che non era ancora re, era un giovinetto e nel capitolo 17 di Prima Samuele vive un'esperienza incredibile. Sapete che il popolo di Israele è in guerra con i filistei, sono uno di fronte all'altro, i due schieramenti, insomma, sono lì e si fronteggiano e a un certo punto il gigante Golia dice: risolviamo la questione, facciamo così, io sfido uno dei vostri, vediamo un po' chi vince e poi ovviamente chi perde si dovrà sottomettere all'altro. Il popolo di Israele è sbigottito e preso da grande paura, si legge al capitolo 17, al versetto 11. Giganti terribili, chi lo sconfigge? Ma le circostanze fanno sì che in quel momento arrivi il giovane Davide. Pastore, papà lo manda, vai a portare un po' da mangiare ai tuoi fratelli che sono lì al fronte. E appena arriva e sente queste cose, versetto 26, Davide dice: ma chi è dunque questo filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Atto di coraggio incredibile. Scelta subito di campo, questo incirconciso, ma chi crede di essere? I fratelli dicono: no, 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 lascia stare. Il re anche Saul, no, no, lascia stare. Ma è deciso. Davide, versetto 45, io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Ti sfido. 47. Tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed egli vi darà nelle nostre mani. E poi sappiamo come vanno le cose. La fionda, il sasso, boom, in mezzo alla fronte, poi via, ucciso e sconfitto. Grande prova di coraggio. E gli altri, i fratelli, il re, tutto l'esercito, sbigottiti dalla paura. Il Signore usa Davide, che fa una scelta decisa. Immediata, vede che le circostanze lo hanno portato lì, è consapevole delle proprie capacità perché dice al re: lo sai che quando io sono lì e viene un orso o un leone e cerca di strappare, porta via le pecore e io gli corro dietro, gli apro le mascelle, gliele rompo e poi riporto a casa la pecora, cosciente della sua forza, ma esprime in questi versetti: vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti. Ci si chiedeva tempo fa, ma ce la facciamo da soli? Beh, qui lui dice: sì, io vado da solo, però è cosciente della forza dell'Eterno, dell'Eterno degli eserciti. Senza di me non potete fare nulla, dice in Giovanni 15:5 Gesù, riferendosi alla vita, ai tralci. È ovvio che ciò che riusciamo a fare nella sua grazia è perché lui ce lo permette. Da soli o gli altri per noi e gli altri che ci aiutano, ma coscienti che è nel Signore che possiamo fare qualcosa. Bene, e l'altro personaggio invece è Elia. Elia, profeta, anche lui sta vivendo un momento di prova. Prima Re, capitolo 18. Elia è da solo davanti a 450 profeti di Baal. L'Eterno è il tuo Dio, no, Baal è Dio. Vediamo un po',
Facciamo anche qui una sfida. Vediamo, mettiamo lì le offerte, gli animali e vediamo il fuoco dal cielo, chi brucerà? Allora quello sarà Dio, Dio che risponde. Dice capitolo 18, il versetto 22, sono rimasto io solo dei profeti dell'Eterno, mentre i profeti di Baal sono in 450. Il rapporto 1-450 è una grossa sfida. E poi al versetto 31 mette un po' le cose lì, dice, poi prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figlioli di Giacobbe, al quale l'Eterno aveva detto, il tuo nome sarà Israele, e con quelle pietre edificò un altare al nome dell'Eterno. Prosegue poi, versetto 36-39, Elia si avvicinò e disse, O Eterno, Dio d'Abramo, di Isacco, di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondi, mio Eterno, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che tu, O Eterno, sei Dio e che tu sei quelli che converte i loro cuori. E allora cade del fuoco dal cielo, Dio risponde. Anche lui fa una scelta, è cosciente che è lì per volere del Signore, per ordine tuo, ho fatto queste cose, abbiamo letto, e prende una decisione importante, difficile, ma una decisione che glorifica il Signore. Così come aveva glorificato il Signore ciò che Davide aveva fatto. Grande successo. E poi c'è questo personaggio nel Nuovo Testamento che non opera qualcosa nel nome dell'Eterno, ma trova coraggio lo stesso in una situazione difficile. Pietro, Matteo 14, versetti 28-29. Sappiamo che i discepoli sono nella barca, che il lago, mamma, tempesta, paura, sono presi da, e poi a un certo punto vedono Gesù che cammina sull'acqua, sono presi da grande spavento. State di buon animo, sono io, non temete, pensavano fosse un fantasma. E a questo punto il versetto 28 del capitolo 14 di Matteo dice, Pietro gli rispose, Signore, sei tu? Comandami di venire a te sulle acque. Ed egli disse, vieni. E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Un atto di coraggio anche suo, decisamente. Mare in tempesta, o lago, grandi onde, grande paura, ma il Signore mi ha detto, e allora agisco, opero, vado. Non era una cosa che forse portasse a glorificare il Signore, non so, ma lo ce lo riporta la Bibbia come momento importante per la sua vita. Ho deciso, scelgo. Si parlava a Giuseppe dell'istruzione, dell'intelligenza. L'intelligenza è proprio la capacità di eleggere, di scegliere. Questi personaggi fanno delle scelte incoraggiati, spinti nel nome del Signore. Perché il Signore glielo chiede ed è un grande successo. Camminano con il Signore, operano con il Signore, capiscono la volontà del Signore. Però tutti e tre ad un certo punto vivono qualcosa di completamente diverso. La vita è fatta di grandi successi, ma è fatta anche di momenti di grande prova. Se torniamo a Davide, in 2 Samuele capitolo 21 ci dimostra un Davide, forse era già un po' vecchiotto, non so, però è di nuovo di fronte ai Filistei. Capitolo 21, 2 Samuele. Il versetto 15 dice: Filistei mossero di nuovo guerra ad Israele e Davide scese con la sua gente a combattere contro i filistei, dice Davide era stanco. E questa stanchezza è ben descritta nei versetti che vengono dopo. Capitolo 22, versetti 5, dal 5 al 7, dice,
Come si sentiva Davide? Le onde della morte mi avevano circondato e i torrenti della distruzione mi avevano spaventato. I legami del soggiorno dei morti mi aveva attorniato e i lacci della morte mi avevano colto. Nella mia distretta invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne ai suoi orecchi. E poi, bellissimo versetto 17, quindi siamo in 2 Samuele 22, 17, dice: Egli distese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque. Grande successo, una vita di grandi successi, ma è stanco. E più che stanco, qui sembra proprio depresso. Sente la morte che lo circonda e grida all'Eterno, disperato, e il Signore risponde in questa situazione. Dall'alto stende la mano, lo prende, lo tira fuori dalle grandi acque. E lì anche lui, se noi andiamo in Prima Re 19, torniamo, ricordiamo il grande successo contro Baal, ma la regina Isabel dice, adesso ci penso io, preparati, perché ti faccio fare la stessa fine che hai fatto fare ai 450 profeti di Baal che hai ucciso. E allora Elia prende paura, è molto spaventato. Capitolo 17, 19 di Prima Re, i versetti 3, 4, vediamo, dice ad un certo punto Elia, preso da spavento, scappa. In Samuele, andiamo un re, eccolo qua. Scappa un giorno di cammino e dice, vedendo questo, si levò, se ne andò per salvarsi la vita. Paura di morire. Giunse a Beersheba, che apparteneva a Giuda, vi lasciò il servo, ma egli si inoltrò nel deserto un giorno di cammino. Andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: Basta, prendi ora, o Eterno, l'anima mia, perché io non valgo meglio dei miei padri. Questo è lo stato d'animo di Elia dopo il grande successo, dopo aver sconfitto, dopo aver visto la mano dell'Eterno di fronte alla minaccia della regina, è disperato, è spaventato. Se ne va e addirittura arriva al punto di dire basta, non ce la faccio più, voglio morire. Prendimi, prendimi ora, o Eterno. Situazione difficile anche per lui. E Pietro nei versetti successivi a quelli che abbiamo letto prima, in Matteo 14. Andiamo avanti, se leggiamo, avevamo letto il 28-29, se leggiamo il 30 e il 31, dice, ma vedendo il vento ebbe paura. E così cominciò a sommergersi e gridò, Signore, salvami. Versetto 31, Gesù stese subito la mano, lo afferrò. E gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato. La mano del Signore che aveva tolto Davide dalla sua disperazione, il braccio steso dall'alto che salva Pietro. Pietro, sì, grande coraggio, poi le difficoltà intorno lo spaventano e comincia a bere acqua e il Signore lo tira fuori. Dopo che lui ha gridato e ha chiesto aiuto. Abbiamo situazioni reali di grandi successi, ma anche di grandi spaventi e di grandi paure e di poca forza. Abbiamo parlato in queste settimane della forza che il Signore dà per risolvere da soli o con altri le situazioni in cui ci troviamo. Qui forza e coraggio vengono dal Signore, vengono rinnovate in queste persone e il Signore salva.
Riconosci l'Eterno in tutte le tue vie, dice il salmista. Abbiamo bisogno di camminare con il Signore giorno per giorno. E abbiamo bisogno di essere coscienti delle forze che ci dà, ma anche nei momenti in cui cadiamo, di richiedere di nuovo le forze al Signore. E il Signore ci manda con la forza che abbiamo, come per Gedeone, capitolo 6 di Giudici: vai con la forza che hai, perché sono io che ti mando e io sarò con te. Questa è la grande consolazione per noi credenti. Però, nonostante tutto, ci sono i momenti in cui anche noi diciamo basta, basta. Non ce la faccio più, Signore, prendi, ecco, diceva Elia, prendi la vita, prendi la mia vita perché è troppo. E il Signore prende cura di noi, il Signore risponde. E allora questa è la nostra consolazione. E volevo condividere con voi una cosa che queste settimane, diciamo, mi è stato molto d'aiuto, cioè che il Signore prende cura di noi perché ha gioia nel prendere cura di noi. Il Signore gioisce, è felice di prendere cura di noi. C'è questo bellissimo versetto in Neemia, capitolo 10, versetto 8, che dice: la gioia dell'Eterno è la vostra forza. La gioia dell'Eterno è la mia forza, la gioia dell'Eterno è la tua forza. Quando ci sentiamo senza forza, pensiamo alla gioia dell'Eterno, che ci dà forza. Il Signore ha gioia nel prendere cura di noi. Ebrei 12:2, questo versetto bellissimo, che sembra un controsenso, ma dice: Gesù guida e perfetto esempio di fede. Per la gioia che gli era stata posta dinanzi, sopportò la croce. Gesù sopporta la croce perché vede la gioia di uomini e donne che si convertono, che si salvano, che grazie al suo sacrificio ricevono perdono, che conoscono il suo amore e la sua grazia e sono riammessi alla presenza del Signore. Per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce. E per la gioia che il Signore ha nel farci di bene, noi riceviamo, farci del bene, noi riceviamo forza. La gioia dell'Eterno è la vostra forza. Sapere quando e perché il Signore prova gioia ci dà forza. A volte siamo portati a pensare: no, questa situazione andrà così. Capisco già che le cose si metteranno male. Capisco già che Isabel mi ucciderà. Capisco già che i Filistei adesso, visto che io sono stanco, ce la faranno. Capisco già che adesso le acque mi sommergeranno. Capisco già che questo problema di salute mio, dei miei figli, dei miei nipoti, sarà così e andrà male e andrà e... Dove ricevo forza? Pensare che in questa situazione il Signore prende cura perché ha gioia nel prendere cura. Ed è presuntuoso pensare: no, no, le cose andranno così. È un peccato limitare la gioia del Signore nel farci del bene. E allora trovare riposo nella gioia del Signore è una cosa meravigliosa, una cosa che cambia le nostre vite, le nostre ansie davanti alla gioia del Signore che opera dei miracoli, che opera a nostro favore, sono quelle che ci danno forza, energie per continuare. Troviamo forza e coraggio quindi nel Signore che ci prende per mano. La certezza della sua gioia è quella che ci sostiene. Il salmista dice nel Salmo 73: tu mi hai preso per la mano destra,
tu mi condurrai con il tuo consiglio. La gioia dell'Eterno è la nostra forza, la mia, la tua forza. E vogliamo lasciarci prendere per mano. Vogliamo che il Signore, con la gioia di prenderci per mano, con la gioia di operare a nostro favore, con la gioia di liberarci dalle grandi acque, risollevi, i nostri cuori, dia pace ai nostri cuori. Dia serenità ai nostri cuori, dia riposo alle anime nostre, come dice la parola. E oggi è il giorno per dire: Signore, voglio affidare la mia vita, le mie ansie, le mie tensioni e il mio peccato a te, sapendo che tu prendi cura di me, sapendo che la gioia che ti ha portato alla croce è la stessa gioia che ti porta oggi a prendere cura di questa pecora, che è una pecora smarrita, che è una pecora così sfinita, forse senza forze, ma tu vuoi dare nuove forze a questa pecora, vuoi prendere cura di questa pecora. Io, tu, affidiamoci al Signore. Amen.